fare solamente la parte superiore, perché questo qui rimane molto molto più delicato della matita. Non è che hai il tratto deciso e diretto come la matita, no? Così rimane molto più naturale. Quindi io ci faccio sempre la parte iniziale, che teoricamente dovrebbe essere quella che sembra un po' più naturale. Quindi la parte iniziale io la faccio più chiara naturalmente di questa, perché si fa così. Poi con la matita delle sopracciglia, di cui già vi avevo parlato, che è la mia solita, memorizzatela, che poi i nomi non me li ricordo tutti, eh. Le tiro tutte su e vado a riempire la parte, questa qua inferiore. Sì. Stai usando l'iPad? Sì. Dai, Tra l'altro vieni viene qua. particolarmente bene. Hai vista? Beh, faccio la parte questa qui centrale e la finale. Fai finta che non esiste, se siete in grado. Eh? Dove vai? Metto a posto la cucina perché c'è un macello. Bravo, la sistemi tu. Io ho cucinato. No, io metto a posto tutto e la rigazzo. Sì? Li lavi tu? No, io metto a posto No. tutto e la rigazzo. No. Beh, insomma, scurisco la parte finale. Dai, ma non mi fissa. Ragazzi, vi lascio in compagnia della vostra truccatrice, make-up stylist di Vai, dai. sto cazzo. E questo è quello lì con cui li pettino. Vi faccio memorizzare anche questo. E questo è il mascarino che le pettina in su e dà tutte, tra virgolette, lo stesso colore. Anche quelle un po' più chiare prendono vita. Poi la parte inferiore dell'occhio. Utilizzo questa. La vedete? La memorizzate? Claudio, che fa il simpatico, sta dietro la porta. Insomma, prendo questa. La sfumo e dà luminosità sotto il. Un attimo che leggo subito, eh. Comunque dà una lucentezza differente. Io adesso non so se voi vedete, però è abbastanza evidente. Insomma, questi qui sono i miei tre prodotti per le sopracciglia, ve li riscrivo. Questo è quel mascarino volevo dire a Taz Chiara, che scrive Giulia non tutti hanno soldi del Dama per comprare i trucchi, che io non compro i miei trucchi con i soldi di Andrea. Non so se tu sei abituata a comprare le tue cose con i soldi del tuo fidanzato, ma io no, quindi non capisco il senso del tuo commento. E poi volevo dire di nuovo Francesca, ma vedo che non è l'unica, che stiamo parlando sempre di. E questi sono i tre prodotti. Non ci dimentichiamo questo. Perché questo qui dà il senso di naturalezza, come se fosse il pelo all'inizio della del sopracciglio, che non va fatto in modo scuro e folto. Vabbè, comunque, ci abbiamo lei, che è quel gel. Ve lo faccio rivedere, perché poi mi dite in 50.000 come si chiama. Ok, poi ci abbiamo il gel. Non mi chiedete come si chiama, perché poi io non me li ricordo questi nomi, quindi magari sto in giro. Ok, poi abbiamo la super matitona per le sopracciglia. Ragazze, non potete vivere senza la matita per le sopracciglia, non scherzate, che è questa qui. Andate da Sephora, Reparto Benefit, la riconoscete, che come fai a non riconoscere una matita del genere? Ok, e poi questa qui, che potete naturalmente utilizzare di tutte le marche. Io mi trovo bene con questa perché è tra il rosa e il bianco, solo che voi non la potete vedere. Eccola qua. Poi
non è né bianca bianca, ma neanche rosa porcellina, è quella giusta via di mezzo con un po' di illuminante dentro, che trovo molto molto bella. La durata H24, cioè ragazzi, finché non mi strucca, a me le sopracciglia mi restano così, non esiste che mi cola il nero, non esiste che mi si scioglie col calore, cioè la matita delle sopracciglia va comprata buona, che duri, perché insomma non è che possiamo andare in giro con, insomma, ecco. Poi mi avete chiesto in tante l'illuminante che uso, e ho capito perché me l'avete chiesto in tante, perché effettivamente fa paura sti illuminante, ed è... Da oggi sperimenterò anche questo, perché lo voglio sperimentare, però è più sull'arancio, che è questo qui di Benefit che vi ho fatto vedere poco fa. Se lo trovo, eccolo qua, lui. Possibile da dimenticare. Eccolo. Lo faccio rivedere. Però è bello pure. Vieni? Non capisco che fanno i timidi stasera. Non capisco che sei il timido. Cucù. Ehi. Siamo in 13.600. Quanti trucchi hai? Sì, tanti. E questo è l'illuminante. Vedi quanto è bello questo illuminante là. Sì, ma rende poco lì, però si vede sì, di più. Sì, no, ma si vede una merda. C'è tutta la luce gialla dentro casa. Però vabbè, ragazzi, in compenso... sono riuscita a farvela vedere un po'. Intanto qui c'è Claudio e i ragazzi di là che stanno guardando. No, giocano la play. Ah, hanno finito di giocare, di guardare. Sì, Sanremo e rompevo le balle per tenere su Rai 1. Okay. Sono venuto via, loro sono già con la play. Ragazzi, non sto leggendo i vostri commenti, l'ho persi di vista. Comunque vi salutano in tante. Ciao, torno via. Adesso vi risaluta lui invece. Un attimo che... tengo aggiornato qui i commenti. Ok, allora no, vi dico che non abbiamo dormito insieme. Allora no, praticamente siamo stati a Sanremo tutti insieme con anche con la nostra agenzia, e che siamo stati benissimo, una serata carinissima, tutti quanti i ragazzi che stavano insieme a noi, insomma, che abbiamo conosciuto un po' per l'agenzia, un po' grazie a Uomini e Donne in generale. E poi siamo da Sanremo, siamo tornati giù con le macchine, e chi doveva andare a Roma è tornato con una macchina a Roma, chi doveva venire su al nord è tornato, siamo tornati tutti insieme nella stessa macchina. E Claudio viene con Giulia D'Anzio. No, Claudio non viene. C'era anche Melchiorri, sì. La marca degli illuminanti. Io intanto rispondo a mano che leggo i commenti. Questo è MAC, che è quello che uso ogni giorno, perché non è né dorato, né argentato, né rosato, né arancia. È illuminante in tutti i sensi e basta. Cioè questo illumina e basta. Mi dispiace tantissimo che non rende sulla mia mano, ma è meraviglioso. Mentre questo è un po' più rosato di Benefit, e ha qualche punto di dorato, come potete ben vedere. Anche questo però è molto molto bello. Ma poi c'è un odore, ragazze mie, non potete capire. Comunque poi Mario sì, è di là. Adesso vi porto a salutare i ragazzi. Però io vi avevo promesso che dovevo farvi assolutamente questa diretta, e tra un pochino vi metterò le foto nel dettaglio di comunque di qualche prodotto di cui abbiamo parlato questa sera. Ciao amore, mando un bacio grande 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 a Carol. I trucchi per le sopracciglia, naturalmente io li ho presi neri perché ho le sopracciglia scure, però voi potete prenderli di qualsiasi colore, o meglio del colore di cui avete bisogno. Siete bionde, castano chiaro, siete more scuro, siete roscette, c'è anche per le ragazze rosse. Poi leggo delle cose comunque, ragazze.
Scusate la faccia, ma sono di una stanchezza indescrivibile. Comunque, il mio tatuaggio preferito a tutti quelli che ho, beh, uno degli ultimi è quello che ho fatto con Andrea, che mi piace tantissimo. È questo qui. Questo è molto bello. Il profumo che uso, ecco, in questo periodo sto in una fase di confusione per quanto riguarda i profumi, perché io utilizzavo un vecchio profumo che utilizzo da una vita, di Lancôme. Poi, dopo tanti tanti anni, cioè, gente mi incontra e dice: ma ancora c'è sto profumo? Che devo fare? Sono estremamente affezionata a sto profumo. Tra l'altro, il problema è che adesso che avevo ho deciso di cambiarlo, ci si è affezionato pure Andrea. Giustamente Andrea mi dice: questo è il profumo che io ho sentito la prima volta che ti ho incontrato, il profumo che mi ricorda del periodo di quando ti ho conosciuta, un periodo che comunque lui c'ha particolarmente, è un profumo a cui lui è particolarmente legato, quindi cambiarlo è un po' difficile. Però comunque sia, nel frattempo sto cercando di farlo affezionare ad altri due, ovvero uno arabo e uno nuovo di Loboten che fa paura. Ragazze, poi Claudio e Mario stanno sempre di là. La via è bella di Lancôme. No, è il profumo della mia migliore amica Ilaria, che io non sopporto come profumo. In realtà fa schifo a tutti noi del gruppo e lei però continua a metterlo. Vabbè, comunque, allora, i significati dei miei tatuaggi sono tanti e sono particolari, ma soprattutto secondo me il tatuaggio è una cosa estremamente 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 personale, ecco. Poi che c'è scritto sul tatuaggio con Andrea? C'è scritto Pollyanna sul tatuaggio mio d'Andrea, c'è scritto Pollyanna, leggete così. O al contrario, vabbè. Sì, sono di Roma. No, facevo lo screen a una cosa che non posso dire perché mi stavo sentendo male. E Pollicina, sì, c'entra con questa cosa. La cura della mia pelle è un disastro, ragazzi, in realtà da quando ho fatto un acido sto molto meglio, ma come potete vedere qualche segno ancora c'è. Come potete vedere c'è ancora qualche segno, ce la sto mettendo tutta anche con l'alimentazione. Piano piano vedo che comunque si sta riprendendo e sta tornando ad essere quella che era prima, perché io non ho mai sofferto di gravi problemi di pelle. Ma da quando sono andata a Uomini e Donne devo ammettere che lo stress mi ha creato brutti scherzi e sono andata un po' in difficoltà con la pelle, ecco. Il vestito della scelta sta nell'armadio. Ho utilizzato un acido dal chirurgo estetico Alessandro Battistoni, che potete contattare e chiedere a lui stesso di cosa si tratta, perché io sono un po' ignorante in materia e non saprei cosa dirvi. Sì, sono del 96 e l'università l'ho lasciata una settimana dopo essermi iscritta perché non riuscivo a far combaciare il tutto. Mai sofferto d'ansia? Dipende che tipo d'ansia. E c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo qualche piccolo attacco d'ansia, però adesso no. Mi capita ogni tanto che magari, forse sì, sono un po' una ragazza ansiosa, ma penso come tutte le ragazzette. Ho un orologio che mi è stato regalato dai miei genitori, molto bello al polso, è questo che vedete qui. E questo qui, sì, me l'ha regalato Andrea, ce lo siamo regalati, io gliel'ho fatto a lui color oro rosa e lui me l'ha fatto a me così oro bianco.
Sono 96. Siete scioccati, probabilmente me li porto male. Ho tolto tutti i miei piercing e nel frattempo cerco di rispondere a tutti. Ci sto provando, eh. Ho fatto un altro screen perché a volte mi fate sentire male. E io me ne vado a rileggere queste cose poi. Alcune domande, ragazzi, non è cattiveria, ma non le capisco. Sì, sono struccata, ma le sopracciglia le ho ritruccate insieme a voi. Cioè, perlomeno questa qui è un po' più indefinita. Però diciamo che mi si sono sistemate tanto. Ci ho messo tanto, non me le faccio toccare da nessuno, però. Tra l'altro non ho neanche il brucacà e questa cosa mi urta in particolar modo, ma sta di là. Non ho freddo, no, perché in casa da noi ci sono tipo 24 gradi. Poi, essendo tutta di legno, si infoca, quindi... No, non ho freddo. Faccio un altro skin. Dalla fine del programma sono dimagrita di 2,5 kg. In realtà 2, perché quel mezzo l'ho ripreso. Peso 48 e pesavo 50 kg. Sì. Comunque... Un attimo, eh. Vocina da cartone, non l'ho capita. Sugli occhi solitamente metto un po' di mascara e quando faccio trucchi particolari d'ombretto nero o marrone. Ho tolto il piercing alla lingua perché mi sono rotta un dente con il piercing alla lingua, quindi l'ho mandato a fanculo il mio piercing alla lingua e spero possiate mandarcelo anche tutti voi, perché non fa bene neanche un po'. Ci fai vedere la tua super postazione di tu? Io non ho una postazione, ho un angoletto del bagno e ogni mattina è una discussione infinita. Fortuna che però abbiamo il lavandino doppio, così ognuno ha il suo. Io ho l'angoletto di sinistra e andrò quello di destra. Credi di saper essere una truccatrice? Assolutamente no. Io vi racconto solamente i trucchi che sperimento su me stessa, i prodotti che provo e testo io per prima. E quindi io, il mio è un raccontare un'esperienza, non è un dirvi oh ragazze, correte, dovete comprarlo assolutamente perché ha questo principio attivo che rende questo. Cioè, no, io vi dico tranquillamente quello che utilizzo, poi se vi fa piacere utilizzarlo, sperimentarlo e provarlo, se siete curiosi e crea curiosità, bene, altrimenti insomma è lo stesso. E faccio gli screen quando leggo dei commenti assurdi, perché poi magari la sera ci mettiamo così a raccontarcela e mi sento male. Il beauty dei trucchi invece l'ho preso l'altra volta a Londra. Io questi tipi di beauty li trovo solamente da Primark, solamente che il mio l'avevo preso l'anno scorso, era un attimino arrivato, mentre questo qui è nuovo, quindi la cipria che utilizza è una cipria di MAC, è una cipria di Benefit, ve li mostro. Questa è la cipria di Benefit, è comodissima perché fa questo gioco, questo. Aprite il bocchettone qui, girate, lo fate cadere qui dentro, prendete il prodotto di cui avete bisogno e lo mettete in viso. Dopodiché chiudete il pennello, infilate, ecco qua. E poi ho la classica e anche un fondotinta compatto, a volte ho bisogno di più coprenza, sempre di MAC, che mi trovo benissimo. Il liceo che ho fatto io è stato il liceo di moda, ma mi sono diplomata in un altro perché 6 mesi prima della mia maturità sono andata via, ero impazzita. No, non sono incinta. Non sono incinta. Però... La paletta del contouring che utilizzo, come ve la faccio vedere, già ve l'ho fatta vedere, è questa qui. Praticamente c'è il chiaro, lo scuro, illuminante e un naturale per il blush, un po' rosato.
La 02. Sono contenta però che ve la siete ricordata, perché con questa qui mi sono trovata benissimo e sono strasicura che anche voi vi troverete molto molto bene, ma molto. Sì, Joy ha fatto molto male come tatuaggio, ma tanto. Il colore dei capelli no, è sempre lo stesso. Il dialetto veneto, butei, un pochino lo sto imparando, via. Poi, un'altra cosa importante. Ah no, non mi chiedete dei smalti perché in materia sono molto molto ignorante. So che Lopoten ha fatto dei smalti niente male, ma non li ho provati perché io faccio il semi permanente o il gel. Questo. Mani e piedi rigorosamente uguali. In questo momento le sto portando quadrate con gli angoletti un po' stondati, però non utilizzo i smalti perché mi urta il fatto che dopo pochi giorni come se non avessi, cioè fa schifo, lo smalto mi fa schifo, quindi non so che consigliarvi pur volendo. Sono alta 1,65 m. E ho un taglio che mi ha fatto Federico Fashion Style, quindi io non vi saprei dire, ma è molto naturale, cioè non è né paro né a punta, diciamo che segue delle forme abbastanza naturali, diciamo che ha una semi U, a U, se non sbaglio, però dovete chiedere bene a lui che vi saprà sicuramente spiegare meglio di me. E Andrea sta di là, sono contentissima di diventare zia, anzi non vedo l'ora di diventare zia. Tra un po' di giorni scoprirò anche il sesso del mio nipotino, del nostro nipotino. E per i capelli noi utilizziamo i prodotti di Davines che prendiamo da Nene, che è il mio parrucchiere, insomma, dove vado sempre di fiducia, che sta a Pomezia, dove abito io. E devo dire che sono estremamente naturali e ci troviamo molto, molto, molto bene, ma molto, molto bene. Per San Valentino io sarò in un posto, non lo posso dire cosa farò a San Valentino, vedrete. Il fondotinta che sto utilizzando attualmente ve lo faccio rivedere, ve l'ho fatto già vedere, ecco qua. Io